Da noi occasioni a prezzi mai visti. Siamo qui con Daniela, capogruppo degli scout di Lentini 1 qui in Chiesa Madre. Vediamo i ragazzi che per l'ottavo anno, vediamo 8 edizioni di un'infiorata che davvero poi alla fine vi regala emozioni a voi e fa venire tanta gente. Sì, noi insomma speriamo che la popolazione insomma accolga favorevolmente anche dopo 8 anni questa nostra iniziativa, visto che insomma ci perdiamo tra virgolette un bel po' di tempo, ma con piacere sicuramente, sia giorni prima che lo stesso giorno dell'infiorata. Sicuramente dopo vedremo l'infiorata completa, ma qual è la raffigurazione di questa sera, di quest'oggi? Quest'oggi, come circa 5 anni a questa parte, sarà una raffigurazione delle formelle che ci sono sulla vara di Sant'Alfio. Qui quest'anno in particolare stiamo facendo il martirio in cui sono nella segreta a digiuno, quindi vedrete i santi incatenati nella segreta. I ragazzi si divertono a fare questo servizio? Sì, un po' faticoso, ma si divertono sicuramente, perché comunque poi ci mettono molta, molta passione, molto, molto amore, sono impegnati, per cui quando i giovani sono impegnati si vede, quindi quello che si dice dei giovani, che insomma sono dei nulla facenti, è cosa falsa, perché basta dargli un'opportunità, un input, si mettono avanti e lavorano. Così all'interno della novena avete regalato un giorno in più a questa festa grazie all'infiorata, ma qual è il rapporto tra gli scout di Lentini 1 e gli scout della Chiesa Madre di Lentini con il Santo Patrono? Beh, sicuramente molto forte, perché al di là sicuramente del discorso di essere lentinesi, ma il fatto di essere appartenenti alla Chiesa di Sant'Alfio fa sì che sia un rapporto strettissimo fra noi e i tre santi. Quindi sicuramente l'infiorata è un modo anche per come dire, far vedere agli altri questa nostra appartenenza e questo nostro amore al santo, anzi ai santi.